sforamento dei tetti di spesa per l'assistenza medica, audizione in Commissione Sanità della Regione Campania del Direttore Generale Tutela della Salute Mario Vasco. Nella sede del Consiglio regionale si è discusso di uno dei temi che potrebbero creare problemi ai cittadini. Una gatta da pelare, insomma, quella relativa ai tetti di spesa per l'assistenza specialistica, che quest'anno sono in buona parte esauriti. All'ASL Napoli 2 Nord, per dirne una, il budget per la radioterapia è terminato sin dalla metà di giugno e da settembre toccherà la maggior parte delle altre aziende campane. Non va meglio per la dialisi e la diabetologia in convenzione, ma il presidente della commissione, Lello Topo, ha pronte delle proposte da presentare al governo per riportare alla normalità la sanità in Campania. Ad assumere un'iniziativa sull'assistenza che da qualche anno, come è noto, si blocca a luglio, ad agosto, insomma, e proviamo sostanzialmente a fare una proposta, quella di portare alla normalità la Campania, magari con un'intesa col governo per uscire gradualmente dal commissariamento e sostanzialmente mettere a disposizione risorse per garantire l'assistenza tutto l'anno. Questi sforamenti vanno monitorati, cioè le aziende devono essere a conoscenza di quello che avviene e ovviamente va corretta qualche distorsione che è stata segnalata. Ovviamente siamo arrivati con un po' di ritardo. Affrontiamo anche il tema delle stabilizzazioni, cioè il precariato, che è un tema storico, sono anni che questa cosa, insomma, è sulla carta e un sistema così non regge.